Allora, come ben sapete dalle cronache, ci siamo? Vado. Come ben sapete dalle cronache che si possono leggere su tutti i giornali locali, questa direzione ha deciso di licenziare 50 lavoratori. 50 lavoratori che prestano la propria opera, anche se a tempo determinato, da più di 36 mesi. Sono persone di cui questa AST non può fare a meno. Oggi si è svolto un tentativo di conciliazione in prefettura che ha visto i sindacati CGIL, CISL, UIL, FIALS e UGL interrompere lo stato di agitazione perché si sono messi d'accordo per licenziare 30 persone. Troviamo questo accordo vergognoso e siamo qui ancora a difendere i lavoratori e non vogliamo che vengano licenziati neanche un lavoratore. Tocca uno, tocca tutti. Sì, anche noi come Nursin sindacato di infermieri, stamattina io sono stato dal prefetto e la direzione ci ha detto che comunque si è riuscita a prorogare 13 persone, quindi non il taglio di 50 ma di 30 persone. Questa cosa è inaccettabile perché comunque sia mandiamo a casa 30 famiglie, 30 famiglie che sono anche monoreddito e noi come sigla, insieme alla sigla USB, non abbiamo sospeso lo stato di agitazione, ma andiamo avanti con le nostre proteste che stiamo valutando nei prossimi giorni. Ma non erano eroi queste persone? Purtroppo la politica con il discorso di eroi si è un po' dimenticato. Si è dimenticato perché se tagliano il posto di lavoro alcuni OS, sappiamo benissimo che l'infermiere lavora con l'OS e se non c'è l'OS noi demansioniamo gli infermieri e questo si ripercuote sulla popolazione. Cioè col taglio di 30 persone torniamo all'assistenza di 30 anni fa. Purtroppo non è accettabile sia per il personale sia per il paziente cittadino. E siamo qui oggi a manifestare a grande voce, insomma. Grazie.